ha proposto un fondo per le vittime costrette a restituire il risarcimento. Il comune chiede anche le aree dello IOV, la regione perde la pazienza, pronti agli espropri. L'incredibile storia di un marciapiede che tutti promettono di mettere a posto, ma nessuno lo fa. Arcella senza luminarie per il Natale, quartiere dimenticato dal sindaco. TG Padova, buonasera a tutti voi telespettatori, ben ritrovati in diretta con la nostra informazione, lo avete sentito anche dai titoli, apriamo il telegiornale con la storia incredibile delle valvole killer, perché è stato proposto un fondo da 300.000 euro per le vittime costrette a restituire il risarcimento, sentiamo. Quando è arrivato il postino, che ho visto questo, cioè non so, stavo mangiando, non basta, non è andato più giù niente. Mi sembra di essere una ladra verso lo Stato arrivare a questo punto. Non vive più dal 1° dicembre Margherita Sambin Benvenu, vedova di Antonio, ucciso nel febbraio 2002 dalla valvola cardiaca della Tritec impiantata dal professor Dino Casarotto, allora primario del centro Gallucci dell'azienda ospedaliera di Padova. Nel 2009, dopo anni di battaglia, un risarcimento di 97.000 euro a lei, 75.000 euro alla figlia Caterina. Soldi che dopo la sentenza d'appello l'azienda ospedaliera rivuole indietro con gli interessi entro la fine di gennaio. Una vicenda che grida la vera e propria ingiustizia, cui mette una pezza proprio la politica grazie a un emendamento depositato dal capogruppo di Forza Italia Massimiliano Barison. Abbiamo inserito nel collegato un fondo di 300.000 euro che possa ristorare queste famiglie dei danni subiti e soprattutto di quelle che sono le spese che hanno dovuto affrontare in attesa chiaramente di un giudizio. Il nuovo ospedale di Padova adesso, ultimatum dalla regione al comune, siamo pronti all'esproprio, dicono se l'accordo non arriverà entro venerdì. Io mi auguro che firmi e ritiro l'emendamento, altrimenti dal 1° gennaio si procederà con gli espropri. Per il nuovo ospedale di Padova il conto alla rovescia è iniziato. Entro venerdì il sindaco Sergio Giordani dovrà decidere se firmare l'accordo con la regione. L'epoca delle indecisioni, del mercanteggiamento sulla pelle di un'intera città è finito e ognuno dovrà assumersi le proprie responsabilità. L'accordo sarebbe già stato raggiunto se il sindaco, tirato per la giacchetta delle varie componenti della sua maggioranza, non si fosse rifiutato di cedere gratis i terreni di Padova Est. Persino l'offerta della regione di cedere l'area dove oggi sorgono le cliniche, più il terreno esterno alle mura storiche, si scontra ora con l'ennesima richiesta da parte del comune, la proprietà dell'ex Busonera dove sorge lo IOV. È come se qualcuno va al supermercato, riempie il carrello, poi arriva alla cassa e non ha i soldi per pagare, deve tornare indietro e lasciare giù qualcosa. Io so solo delle cose certe. Non fare questo accordo vorrebbe dire chiudere le porte a questo investimento e quindi non dar più sfogo a quello che è la scuola di medicina padovana, vorrebbe dire mettere in difficoltà il sistema sanitario veneto e soprattutto chiudere la più grande possibilità di investimento sulla città di Padova e sulla scuola di medicina padovana. È una grossissima responsabilità che si sta prendendo, io mi auguro che ci pensi prima di farlo. Da mesi sono in corso i lavori di sistemazione nell'area tra Viale Codalunga e Piazza Mazzini. Adesso nel prossimo servizio vi raccontiamo l'incredibile storia di un marciapiede che dal 2002 nessuno sistema le immagini. Buchi, dislivelli tra trachite e asfalto, rischi per tutti, anziani, ciclisti. Si presenta così l'area pedonale con annessa pista ciclabile tra Piazza Mazzini e Viale Codalunga. La sua storia inizia 15 anni fa e ancora oggi pare che di una sua possibile sistemazione non vi sia traccia. Anno 2002, racconta Paolo Correzzola. Era accaduto che un signore anziano è caduto con la bicicletta qui nell'area pedonale e ciclabile qui davanti. Lo soccorre Paolo Correzzola, agente immobiliare con sede proprio qui, che segnala la pericolosità del marciapiede alla prefettura. L'intervento dell'ufficio di governo sortisce l'effetto sperato. 15 marzo 2002, data così la missiva del comune di Padova, che promette la sistemazione entro l'anno. Quel 2002, voi avete mai visto un operaio a sistemare questo pezzo di marciapiede? Il marciapiede no, l'area pedonale no, hanno predisposto però tutta una fognatura al centro, hanno fatto uno scavo. Incredibile a dirsi, nessun intervento pare ancora programmato qui nonostante l'avvio dell'imponente cantiere con la realizzazione delle tre rotonde di Viale Codalunga.
Niente luminarie all'Arcella per il Natale, ai nostri microfoni la denuncia di un residente che dice il sindaco e il comune si sono dimenticati di noi. Io vedo che questa amministrazione per le periferie su certe cose proprio non fa nulla. Il comune si dimentica dell'Arcella anche a Natale. Niente luminarie, alberi addobbati, presepi, il buio. È la denuncia pubblica di Renzo Sartori, orgogliosamente residente all'Arcella da sempre, che questo quartiere racconta di averlo visto nascere, crescere e purtroppo morire. Se persino dei parenti più lontani ci si ricorda perlomeno a Natale, l'amministrazione comunale e l'accusa trascura l'Arcella anche in questa occasione, quel poco che si vede. È tutto frutto della buona volontà dei commercianti e il comune? Nulla, il buio. Gli altri anni c'erano delle... Sì, delle... ma guardi... Messe dal comune, intendo. Messe dal comune c'era, quella in piazzale Borgomagno era illuminatissima, c'erano degli alberi con piazzale Azzurri d'Italia illuminatissimi, c'era lungo la via illuminata, c'era Ponte di Godarza che è un'altra parte dell'Arcella anche là illuminata sempre dal comune, adesso out, nulla, nulla, nulla. E a proposito di Natale vi lascio con le immagini del presepe realizzato dalla signora Sandra Compagnin di Padova. È tutto, grazie per l'attenzione, una buona serata e arrivederci.